Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo, siamo qui con Mario 3D World più Bowser Fury, mondo fiore di fuoco, livello 1, interruttori degli orrori. Allora, il gioco si sta rivelando ben più lungo di quanto immaginassi, cioè sinceramente parlando, l'ultimo Mario che ho toccato è stato Odyssey, appunto, se escludiamo comunque quelli della Mario 64, della collection dei tre giochi di Mario, che insomma ho praticamente divorato, ma perché comunque lo sapevo praticamente a memoria. E non facevo sinceramente questo gioco, e ripeto, non lo giocai ai tempi, ma non lo facevo così lungo, e non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra addirittura più lungo di quando uno è deficiente. Dicevo, mi sembra addirittura più lungo di Mario Odyssey. Perché Mario Odyssey, sinceramente parlando, io ci misi una decina di ore scarse per arrivare alla fine. Chiaro che poi c'erano tutte le lune da prendere, i mondi segreti, alcuni livelli erano veramente tosti. Ma in linea di massima, tre quarti del titolo, forse anche un po' di più, andava molto liscio. Qua invece sto riscontrando più problemi del previsto. Sarà che questo è comunque un titolo vecchio, tra virgolette, e non vorrei fare il nostalgico del cazzo. Però i titoli più vecchiotti erano un po' più complicati, anche perché in Odyssey mi ricordo, e se non ricordo male forse era addirittura il primo Mario in cui c'era il selettore di difficoltà. Uno poteva mettere difficoltà facile e aveva il doppio dei cuori, mi pare. Quindi insomma c'era una bella differenza. Vediamo questo, ah ok, di qua. C'era una bella differenza. Qua invece no. Qua il gioco è estremamente... oddio, estremamente lungo no. Però è più lungo... Merda! Oddio, stiamo attenti qua. È più lungo di quello che mi immaginassi, che per carità va benissimo. E a sto punto mi domando quanto lungo sia effettivamente il DLC. Perché io ho preso il gioco sia per rigiocare, o meglio per scoprire... questo 3D World, per giocare un titolo che non avevo mai giocato, e per giocare questo fantomatico DLC che per chi il gioco lo aveva già giocato doveva da solo valere il prezzo del biglietto, anche perché comunque i Mario, a parte rarissimi casi, a me piacciono, però non li trovo giochi con una rigiocabilità così elevata. Cioè, una volta finito tipo questo, una volta finito, magari se ci sarà occasione lo giocherò con Mary, ma dopo lo metterò. È già finito? Mi hanno dato un... Ah, tipo qua ce n'è una. Devo mettermi qua, immagino. No! No, 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 no! No, no, non mi dire da capo. Ah, ok. Sì, è da capo. Cazzo. Cazzo. Vabbè, sapete cosa, io evito i cicciotti qua. E chi si è visto si è visto. Merda. Tanto non devo ammazzarli per forza, quindi posso anche magari ammazzare solamente quelli necessari. Aia. Aia. Perfetto. Ok, sì, basta che ammazzo i necessari. E dicevo, ho perso il filo. Del DLC che doveva valere, sì, che da solo doveva valere il prezzo del biglietto per chi il gioco l'ha già giocato. E appunto, mi sembra anche un titolo abbastanza longevo. Sì, la rigiocabilità è vero. Il 100% di questi giochi non è di interesse mio personale. Ecco, la seconda. Abbiamo già mancato la terza. La prima. Cazzo. Wow, grazie. Anche con quello? Anche con questo? Anche qua, no, questo non l'hai fatto. Sei un po' merda. Comunque, non hanno, secondo me, una rigiocabilità così elevata i vari Mario. Certo, poi dipende da... Ma porca puttana! Ma dai, cazzo, Luigi! Ma cazzo!
Dicevo, dipende da caso a caso. Io non riesco a giocare a Mario e parlare insieme, proprio sono deficiente io. Non riesco, comunque, dipende un po' da caso a caso. Però, almeno per quanto mi riguarda, quei titoli di Mario molto belli. Aspetto spesso e volentieri l'uscita dei titoli nuovi. Però poi, madonna mia che culo, però poi una volta finito non sto lì a puntare in modo spasmodico al 100%. Non mi interessa di tutti i Mario, ecco, mettiamola così. Non mi interessa. Mario 64 è stata lui e Galaxy, forse le uniche due eccezioni. Tra l'altro sapete che Sunshine non l'ho neanche mai finito, Galaxy 2 non l'ho giocato. Che palle, ho perso ancora la stella. Non l'ho neanche mai giocato. Se cado qua sono deficiente. Sono deficiente se dovessi cadere qua di nuovo. Tra l'altro col gatto. E un saluto al gatto. Così, a random, proprio a random. Per cui, insomma, due casi molto, molto, molto rari per me. Intanto vai via, perfetto. Riusciamo a finire sto livello, Luigi? Che magari la gente si stufa. Ma da... Ma perché sono nato deficiente? Tu me lo devi spiegare, gioco, perché io sono nato deficiente? E tra l'altro, se già questo è il primo livello e io mi sto perdendo in questo livello, io non oso immaginare quando arriveranno gli altri, magari quelli finali, cosa stracazzo potrà succedere. E per carità, è vero, gioco in modo impulsivo. Si vede che gioco molto in modo impulsivo, e questo si rifà anche nel fatto che muoia spesso per errori. Però, cazzarola, salti millimetrici in un Super Mario. Allora, andiamo per di qua. Mamma mia, mamma mia. Allora, dai Luigi gatto, Cat Luigi. Madonna, dai. Ah, l'ho già presa, è vero, che scemo. L'avevo già presa. Sono proprio... No, ragazzi, veramente, mi sa che oggi non è giornata. Non so quanti episodi registrerò oggi, anche perché sapete che io non registro tutti i giorni, ma registro quando riesco. Ma oggi prevedo che non è giornata. Tra l'altro oggi dovevo registrare anche uno spacchettamento. Non so neanche se lo registrerò, perché se il buongiorno siede dal mattino, aiuto. Che casino. Bene. Fatto, dai, mamma mia, 8 minuti per un livello stupido, mamma mia. Adesso, calmo e sangue freddo. No, la madonna, la palla. Allora, giù. Oh, ok. Manca la prima stella. Però, purtroppo, l'ho persa. Vabbè, volevo fare questa cosa. Vediamo se ci riesce. Benissimo. Allora, facciamo tutto il giro. Adesso aspettiamo questo se ne vada. Ok. Cosa sblocco? Ah, che si abbassa la piattaforma. Tutto qua. Ho rischiato la vita. E un'altra, una delle tante. Vabbè, comunque, livello completato. Che imbarazzo. Ecco, questo episodio potrei chiamarlo Che imbarazzo. Semplicemente Che imbarazzo. Un livello di 30 secondi fatto in 9 minuti. Io veramente in 3, un livello di 3 minuti fatto in 9, fatto nel triplo del tempo. Sono estremamente imbarazzato. Comunque, a parte questo, andiamo avanti. Anche perché non so quando finirà il gioco e quando potrò mettermi a fare il DLC. Dai, miniera acquatica. Oh mio Dio, no, i livelli in acqua no. Allora, se c'è una cosa in qualsiasi tipo di gioco che io non sopporto, ma qualsiasi cosa, sono i livelli sott'acqua, i livelli con il tempo. Tra l'altro, andiamo. Perché salgono gli stordini. Niente, ho sbagliato strada, già da qua.
Quindi non posso neanche andare a prendere quella stella. E una l'ho già persa. Ottimo, grande Filippo. Dai Luigi, dai. Grande. Di qua un Pitten. Siamo di su. Io non sto ben capendo. Devo rompere questo, immagino. La stella! La stella, almeno questa la prendo. Allora, la prima l'ho persa, ma è facilmente riprendibile, anche perché, aia, ci muori una volta, però. Oh, i copistici. No, telecamera! Telecamera! Non fare come Dark Soul, telecamera! Telecamera! Più dritta! Merda! No! E qua come cazzo faccio? Devo correre, devo rushare? Ma dai, ma scusami! Ma sto beccando tutti i livelli stronzi, praticamente. Cioè, le difficoltà che non ho avuto. Che non ho avuto all'inizio, le sto avendo qua. Vabbè. Oh. Che vi devo dire? Mamma mia, ma che cazzo! No! No! Ma dai, porca di una! Niente, no, non lo dico. Non lo dico. Cioè, se veramente sono tutti così i livelli, io arrivo a fine gioco con zero stelle, con zero vita. Tra l'altro, qualora dovessi arrivare effettivamente avanti nel gioco con zero vite, poi. Oh, ma vaffanculo. Ma questo te lo dico proprio col cuore, vaffanculo. Rifarei i primi livelli per farmare vite. Ovviamente li farei off screen. Penso che vi interessi vedere un deficiente che rifà il primo livello 10, 100, 1000 volte per farmare delle vite che poi perderà subito dopo. Ok, completato. Adesso andiamo di qua, facciamo attenzione. Allora, aspettiamo perché tanto la telecamera ci mette una vita in mezza. Io qua non ho idea, sinceramente, di come evitarli. Questi. Ah, così, semplicemente così. Ah, perché durano pochissimo. Durano frazioni di millisecondo. Non vedo niente. Dove sono? No, ma va bene, però scusami. E dai, però la telecamera che fa. Se fa così cagare sto lì. No! Se fa così cagare, dai. Potete dire quello che volete, però è una merda. In questo caso è una merda sta telecamera. No, guarda, non mi ci metto neanche, non mi ci metto. Ma dai. Non mi ci metto neanche a prendere la stella. No, guarda, i gettoni verdi nel culo te li ficchi. Lascio perdere in questo livello. Lascio proprio perdere. Perché un po' mi girano i coglioni. Perché poi gioco da nervoso. Giocando da nervosi si sa che non è mai il massimo. Però, scusate. Almeno, se io vado più avanti di te. Vai avanti con sta telecamera del cazzo. Non star fermo. E invece sta fermo. Finito il livello, dimmi di sì. Sì, finito. Ah, ancora gli stordini, merda. E probabilmente più in là ci sarebbe stato il timbro. Perché vedo che ho visto che proseguiva un attimo. Ma non ce ne frega niente. 2 stelle su 3. La terza l'ho persa. Ma sti cazzi. Proprio sti cazzi. E andiamo avanti. Dai, facciamo almeno altri 2 livelli. Insomma, vorrei 249 stelle. Non so quante siano. Sono tantissime. Ok. Abbiamo sbloccato il 3-4, il fiore 4, abbiamo il fiore 3, prude notturna delle piante serpentine. Comunque dicevo, livelli acquatici, livelli col ghiaccio, no, proprio. Nose. Allora, un attimo, va. Qua mi servirebbe il fiore di fuoco, perché io dovrei accendere le torce, giusto? Giusto. Però il fiore di fuoco io non ce l'ho e quindi mi... Beh, ma c'è questo che ha il fiore di fuoco incorporato. Per esempio, no? Eccolo qua. Vediamo se... Vediamo. Perfetto. Intanto già va... Torna al tuo posto. Vai. Torna al tuo posto. Bene. È più fattibile. Sì, vabbè. Ammetto che... Ah, qua c'è qualcosa. Un fiore di fuoco, ma non era quello che c'era, che intendevo io. Qua c'è una piattaforma. 2 piattaforme. Blocco power. E... quello per i saltini qua. Ma noi non frega... Frega cazzi. Merda. Via. Perfetto. Andiamo per di qua.
Volevo prendere quel... Non fare cazzate, Filippo. Non fare cazzate, Filippo. Filippo, non fare stronzate. Una vita. La vuoi? Sì che la vuoi. L'hai presa. Dove stai andando? Cos'è? Che cos'era? Allora, era qualcosa di fatto. Perché mi faceva tipo compenetrare. Quindi probabilmente mi sono perso un pezzo. Ma va bene. Stavo per dire ma va bene, ma andiamo. Ok. Sì, questi livelli li sto odiando. Il gioco mi sta piacendo, nonostante comunque mi incazzo, ma insomma, chi è che non si incazzerebbe? Chi è che non si incazzerebbe? Ma dai! Ma rallenta, figlio mio. Rallenta. Rallenta, non essere di fretta. Tesoro, intanto ti calmi, vai via. Perfetto. Mettiamo le cose in chiaro. Zero stelle. Ma guarda te. Ma guarda te, qua non c'è niente. Qua non c'è una cioffa. E voi? Impostate? Ah, bene. Vediamo se riusciamo. Io direi... No. Cioè, proprio lo schifo. Che imbarazzo. Cioè, veramente, che fottuto imbarazzo. Mio Dio. Devo smettere di giocare Super Mario. Mi devo ritirare coi platform. Ma mi piacciono i platform. Però guardate che imbarazzo. Manco una. Poi, vabbè, se vedo che andando avanti me ne servono, tornerò indietro dai primi livelli e le raccatterò una a una. Comunque, Fortezza del Fuoco, Bros Sprint. Ok, era quella... con la lava blu. Poi sì. Ah, l'importante... Oh, madonna! L'importante è che non mi mettano il livello con la lava. Quello, vi ricordate? Tipo quei blocchi e quei cubi che dovevo saltare per girare, no? Dove ci ho perso la vita. Dove anche il gioco alla fine mi ha detto: toh, prendi il power up perché stai facendo schifo al cazzo. Ecco, quello là, per intenderci. Quello io spero che non ci sia. Anche se l'andazzo è un po' rimettere gli altri livelli con un pizzico di difficoltà in più. Io spero vivamente che quello loro non lo vogliano mettere. Spero che siate una mano sulla coscienza. Ecco qua. Da che parte mi spruzzi il fuoco? Ok, no, quindi vado per di qua. Perfetto. Lo evito. Minchia, al pelo. Al pelo. Ho 10 secondi. Ehi. Bene. Comunque pochissimi. Dai. Grazie al cazzo. È sprint. Grazie al cazzo. Dai, veloce. Neanche un timer qua. Ma non ce la fa. Ah, ok, 2. Però non ce la facevo mica. Ok. Qua che devo... Ah, qua devo ammazzarli tutti. Aia. Devo ammazzare il fuoco brothers. Ma non ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta. Una stella solo. Una stella solo, ma... Grande. 6 secondi alla fine e ho toccato quantomeno l'asta. O meglio, il pomello. Ecco, io lo chiamo pomello. Dovrebbe avere un nome tutto suo. Però lo chiamo pomello, perché è un pomello di fatto. Minchia. Con 6 secondi alla fine, ovviamente era un livello da 2 minuti. Ce l'abbiamo fatta. Al primo tentativo con una stella. Quindi non so dove siano le altre, ma lo scopriremo. Allora, aperti gli altri due mondi, io direi dai di andare avanti. Continuare. No, questo è il 6. Questo dovrebbe essere il 5. Vado ad andare in ordine. No, questo è il 7. Allora andiamo sul 6. Che è quello di... Ah, qua c'è proprio un altro. Vabbè. Tappeti fantasma dei Bu giganti. Va bene. E comunque ripeto, è un gioco infinito. Immagino comunque, lo dico, lo ripeto, lo dico spesso, che... Oh, e qua? E io come... Ah, faccio il giro. Ah, perfetto. Boh, è come il mio gatto quando cerca di azzannare, di rincorrermi io per mordermi io, semplicemente. E faccio il giro. Lui è pigro e non riesce a fare. Comunque. E dicevo, comunque bello il filtro seppia. Molto molto carino, molto molto suggestivo. E qua si entra, no? Non si entra. E ovviamente lo dico e lo ripeterò sempre. Questo gioco io sto, mamma mia, io sto perdendo tre quarti
del divertimento. Ma di già? Aspetta. Aspetta, no. No. Ma qua c'è il divano. Ok. Ah, ecco che tipo mi porta qui. E vado nel tubo. No, non c'era il tubo. Era una fake. E dove andiamo? Tipo negli anelli andiamo, vero? Un anello. Due anelli. Tre anelli. Sì, ma mo? Là c'è una vita. Ok, il divano. Ah, giusto, ho detto c'è una vita. Merda. No. Dicevo, tre quarti del gioco, del divertimento, forse addirittura quattro quarti del divertimento sta nel giocarlo in compagnia. E io sono sicurissimo di quello che sto dicendo. Perché è ovvio, se un titolo è pensato per... Mandate a fare in culo, va. Se un titolo è pensato per essere giocato in 4, no, vado alla fine. Tanto ho preso comunque 2 stelle, dai. Ah, ma Priscilla non era la fine. Ok. Io che pensavo... no? Io che pensavo che fosse a prescindere la fine. Sono stupido, vabbè. Dicevo, qua non mi freghi. No, non mi freghi. Guarda Boo. Benissimo. Tre quarti del divertimento è ovviamente dato da... Ma dai. È dato dal giocare in compagnia. E questo si sa. Per esempio, preso, via. A posto. Completato. Dimmi di sì. Dimmi che non mi sbuca davanti. Merda. Dai. Ci sto troppo male. Comunque, tre quarti del divertimento è dato dal giocarci con gli amici. Ed è palese. Vabbè. Comunque, amici, familiari, cioè, ma vaffanculo, va. Che siete enormi, il filtro è seppia, non capisco se vi evito o meno. Cazzo. Comunque, merda, perché c'era andato vicino. No, tu stai fermo. Ma può essere lì in mezzo? Io sono attaccato al muro? Ma dai. Ma vaffanculo, va. Facciamo attenzione adesso, perché non vorrei mai... Fantasma, quella vera. Adesso, perfetto, via. Adesso, attenzione ai fantasmi. Adesso arriva Boo, ma noi siamo più furbi. No, dai. Avete la mamma puttana. Che cazzo, vabbè. E quella... No, io non entro nella porta. Ah, assolutamente. Mi sa che devo. No. Mi sa che non devo. Merda, mi sono... Cioè, veramente io non trovo l'uscita del livello. No. Com'è possibile? Qua. Ok. Sì, tra l'altro sono nano, quindi ho molta paura di fallire. Invece no. Risolto. Oh, yes. Perfetto. Finalmente. Comunque, è pensato per essere giocato in 4, ovviamente, quindi in 4 è ovvio che... però, purtroppo ve l'ho subito giocato da solo, da uno che dice a inizio serie: ah, oh, sì, sono bravo, e poi alla fine viene fregato da dei fantasmini, dei lenzuola, delle lenzuola. Allora, 4 salti nel... Oddio, oh, questo me lo ricordo, l'avevamo fatto in un mondo neanche troppo vecchio. E se non ricordo male, ci avevo perso il sonno. Allora, vediamo. Perché io parlando non sento il ritmo. Quello purtroppo non posso fare. Esatto.
Siccome sto registrando, io parlo, non sento il ritmo. Quindi, se in questo livello, per degli attimi, ok, non mi sentirete parlare, so che è brutto, è molto brutto, perché, insomma, però, capitemi. Ok, benissimo. Adesso, uno, due, uno, due, bene. Ah, no, salve Mario. Uno, due, uno, vai. Perfetto, adesso, là c'è la stella, vorrei provarci ad arrivare. Uno, due, uno, due, uno. No, madonna che... No, si è compenetrato nel poligono. Cazzo, devo fare il salto. Devo dare il salto in trasversale. Però stavo riuscendo, non parlare e stare un attimo zitti da... Mi ha dato i suoi frutti, va? Dovrei farlo più spesso. Vabbè, non quando registro, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Vai, adesso. Uno, due, uno. Yes. Uno, due, uno, due. Intanto andiamo qua, vai. Ok, già un power up per dopo. Ok. Vai, via. Grande, grande. Bene, primo pezzo fatto. Almeno, credo. E il fatto che non ci siano checkpoint è quello che ti frega. Che alla fine sono quasi gli stessi livelli, messi però senza check. Ed è quella la fregatura. La fregatura. No, ma è rotto i coglioni, è rotto, Aia, aia. Mio check. Dai, andiamo a prendere la seconda. 5, 6. Dai. Grande. Ah, questo era... Arriva fino a qua e basta, ok. Ah, si deve andare in giù. Ok. Ok. Vai. 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 Perfetto. Perfetto. Andiamo. Ok, ottimo. 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 Uno. E due. Ce la fai? Benissimo. Bene. Vedete che... Se uno si concentra, è ovvio che parlare distrae, ma è palese. No! Vabbè, qua però avete un po' tutti la mamma. No. Io ci provo con la buona volontà. Ma infatti non ci sono riuscito. E questo pezzo sarà problematico. Lo so già. Perché è talmente poco il tempo che non so neanche io come giostrarmi con la cosa. Allora, tra l'altro, lì perderemo tanti. Lì, lo so già. Che poi è la parte finale, se non ricordo male. Quindi non è che dico, sono arrivato. E poi, due stelle, quindi neanche così. Malaccio, adesso. Ok. Ok. No. No, ho sbagliato. Ero giusto. Ho sbagliato perché stavo andando bene, dovevo saltare e librarmi. Io penso che questo pezzo sia impossibile se arrivi senza la piuma. Senza la piumetta. Penso. Però, anzi, sono abbastanza certo che sia perfetto. Sì, è impossibile. Comunque, stavo andando bene, poi ho visto la stella e mi sono distratto perché volevo fare un po' di ingordigia e volevo prenderla. Comunque, adesso. Dai, vai. Benissimo. È tutto il primo pezzo. Rimaniamo sempre sul rosa, il nostro obiettivo è il rosa. Blu, rosa. Madonna!
Che poi se corro lo facevo tutto. Sì, potevo farlo. Potevo preso la rincorsa. Grande. Non è finita, quasi. Quasi. Morire adesso sarebbe un po' da stronzi, però, eh. E ce l'ho fa. No! No! Che peccato! Mancava pochissima. Peccato. Peccato, però. Però, vabbè. E è andata comunque bene. Sono soddisfatto. Ci ho perso meno vite di quelle che inizialmente pensavo. E ho, tra l'altro, fatto anche l'unplan di stelle. Buono. Manca la parte su. Manca la parte su e ovviamente la parte giù. Questo, ah, oddio, esagoni. Quanti livelli mancano? 4, 5. Mancano 5 livelli. Sapete cosa? Facciamone un altro. Quello in alto. E ci mettiamo il tempo che ci mettiamo e poi magari gli altri li faccio nel prossimo. Anche perché a sto punto fungo, fiore, fiore di fuoco. Ma a sto punto mi aspetto anche i livelli, livelli stella. Cioè il mondo stella. Cioè mi dispiace, ma me lo aspetto troppo a questo punto. Non mi puoi mettere, non c'è Super Mario senza la stella. Quindi, e probabilmente saranno quelli la cosa più dolorosa da fare. Grande. Questi, bello sto livello. Molto bello. Vai. Il cannoncino. Fatto. Piano. Ma sto facendo anche cazzate. Probabilmente sì. E lei vada via. Il pro di andare qua dentro, Luigi. E qual era il senso? Ah, evitare. Sì, vabbè. Boom. Tanto questi li ammazziamo tutti. Madonna. Cecchino Luigi. Qua era da arrivarci con la. A fine giro. Per essere. Bene, 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 bene. Cecchinissimo. Ottimo. Oh, sta. Zitti, zitti. Ma sta andando. No, bene, di più. Qua non c'è da arrampicarmi. Ok. Per esempio, se tu, siluro, convinto che io mi faccia prendere. Se, se. Questi sono fermi. Sono fermissimi. Qua c'è qualcosa, non mi ricordo se è su o giù. Qua c'è una stella. La seconda, grande. Tu, siluro, vai. Ok, ok. Ecco, guarda, guarda quanti pezzi di sushi. Ottimo. Dai, dai, questa era. No, forse questo non riesco a prendere. Ah, però con la palla. Ottimo, ottimo. Non me lo ricordavo. O forse di non lo sapevo. Comunque, ouch. Sono immortali questi, sì. Qua c'è del tempo. Qualcuno volesse. Non perché serve, ma. Aia, ok, è andato via la copertura. Ma non è un problema. Che abbiamo finito il livello. Insomma, non penso che duri tanto dopo aver preso tutte e tre le stelle. E infatti. Ah, c'era il pezzo segreto per arrivare. E se facessi così? Cioè. Non per dire, ma cioè. E niente, ragazzi. L'imbarazzo iniziale, la vergogna iniziale è scemata poco dopo e ha fatto spazio a un po' più di skill, mamma mia. Di experience, mettiamola così. Bene, ragazzi, io direi di salutarci qua. Manca veramente poco per finire il mondo fiore, ma a questo punto non mi aspetto neanche che sia l'ultimo. Noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate e condividete. E che dire, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!